Avanti Napoli, avanti Napoli. Sì. Ragazzi, sì, Napoli vince anche in casa contro l'Ajax. E con questo si chiude l'asse Napoli-Amsterdam, Amsterdam-Napoli. Quindi, ragazzi, siamo già alla quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Altre 2 giornate e ci portiamo alla conclusione della fase gironi 2022-2023. E con questo, ragazzi, Napoli conclude 4-2 anche in casa. È passata una settimana o due, se non erro, dal grandissimo KO a Amsterdam, nella bellissima Amsterdam, nella grandissima Cruyff Arena. Il Napoli domina anche in casa, infatti prima della partita stamattina, che sono state ieri sera, durante la notte, prima del do, al 24 ore dall'inizio della partita, si sono fatti degli scontri tra gli ultras del Napoli contro i tifosi dell'Ajax, in cui è stato assassinato, diciamo, un tifoso dell'Ajax in condizioni gravi. E l'hanno subito si sono dovuti intervenire la polizia, ma i tifosi dell'Ajax sono riusciti a scavalcare la polizia. E quindi, ragazzi, non è stato facile tenere a bada due tifoserie diverse, ma sono riuscito a mettere in salvo almeno il tifoso accoltellato. Mamma mia, ragazzi, che disavventura prima della partita, ma il Napoli riesce finalmente a vincere. Spero che non sia successo nulla di grave, ma queste cose succedono. Infatti, ragazzi, all'andata un brutto episodio è accaduto quando il Napoli vinse 6-1 ad Amsterdam e l'Ajax hanno accettato le magliette e le magliette autografate, ovviamente, e l'Ajax ha detto di no. E quindi, ragazzi, già si è cominciata a creare una tensione. Adesso i tifosi dell'Ajax si saranno comunque arrabbiati. Adesso l'Ajax, per spirare alla qualificazione, deve solo sperare la partita di stasera, le ultime due partite, cosa farà il Liverpool. Ma il Liverpool non è quella squadra che chiede garanzie. Il Liverpool giocherà in casa proprio per ottenere la vittoria. E quindi, ragazzi, va a segnare il gol dell'1-0, il Lozano con una testata incredibile, spiazza il portiere dell'Ajax, e che non è riuscito a capire cosa è accaduto, ma anche è rimasto incredulo anche la difesa dell'Ajax. Va a segnare il gol del 2-0, Giacomino la Spalletti con una cannonata incredibile, che spiazza lo stesso portiere, poi il primo tempo con il 2-0, apre la partita l'Ajax Klaassen, che segna il gol del 2-1, che non... Basta. E poi ovviamente, ragazzi, va a segnare i gol del 3-1 del 3-1 va a segnare i gol del 3-1 Kvaratskhelia a rigore, infatti con una manata incredibile del difensore dell'Ajax che sbaglia, e quindi Kvaratskhelia dal dischetto non sbaglia. E ovviamente, ragazzi, il gol del 3-2 con un errore di Juan Jesus marca troppo bene l'attacco dell'Ajax, che è riuscito a marcarlo. Quindi, ragazzi, per me non c'era rigore, ragazzi, in quell'azione. Il rigore non esisteva perché Juan Jesus non è andato ad attaccare proprio i piedi della gamba dell'avversario. Ma l'Ajax non l'abbiano sentito scuse e quindi ha accettato le proteste dell'Ajax, e batte Borobbi dal dischetto e lì non sbaglia, segnando il gol del 3-2. Poi ovviamente, ragazzi, dopo i minuti, il gol del 3-2, Osimhen come una furia scatenata riesce, spiazza tutti e va a segnare il gol del 4-2. Mamma mia, ragazzi, però il Napoli con Osimhen che è uscito a posto da Spadori, ma sempre azioni fuori gioco. Osimhen deve migliorare questa fase, perché non possiamo sempre campare con la fuorigioco. Osimhen deve imparare a tirare da fuori dal fuorigioco, ma lo so che lui è difficile, è appena tornato da un brutto infortunio, quindi Osimhen deve un po' capire un po' come stanno le cose in campo. Invece Juan Jesus deve migliorare un po'. Lo so che Juan Jesus è stato chiuso da Riakhmani, siccome Riakhmani ha subito un brutto infortunio che non lo vedremo entrare in campo per un bel po', penso che non so, per l'inizio 2023 lo rivedremo in campo, e quindi il Napoli si dovrà arrangiare con Ostigar e Juan Jesus.
la scelta Juan Jesus mi ha molto sorpreso, ragazzi. Østergaard forse, Spalletti non lo vedevo ancora pronto, ma per me, ragazzi, bisogna sempre rischiare, e questo significa, ragazzi, che Østergaard merita delle chance. Povero Østergaard, perché, ragazzi, se no, ragazzi, peggiorerà solo le cose per il difensore norvegese. E sicuramente, ragazzi, questi ragazzi, questi nuovi acquisti devono fare esperienza. Se non faranno esperienza, ragazzi, la vedo molto dura. Østergaard merita molto, è un difensore grandissimo, ha dimostrato grandissime qualità anche durante i ritiri e le scorse partite. Ma quindi, ragazzi, per me Sì, Østergaard merita di più. Juan Jesus invece ma non non tocca lo campo da un bel po', conosco. e sono sicuro che Juan Jesus, lo stesso discorso, non si ripeterà più. Grandissimo Juan Jesus, almeno ci hai provato. E con questo, ragazzi, a Napoli si chiude con i 3 punti. Adesso il Napoli ha 12 punti, l'Ajax 6 punti, invece i Rangers sono a 0 punti, Liverpool a 6 punti. Quindi se il Liverpool dovrebbe vincere contro l'Ajax, si porta a 9. E quindi, ragazzi, per l'Ajax sarebbe un disastro. L'Ajax deve sperare in queste 2 partite, se no, ragazzi, rischia di andare in Europa League. I Rangers sarebbero matematicamente fuori da ogni competizione, e quindi il Napoli si guadagna un posto prima di 2 giornate agli ottavi di Champions. E con questo, ragazzi, chiudo questo video, quindi abbasso il calcio a Napoli, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, quindi abbasso il calcio a Napoli.